Andiamo a fare l'aperitivo e dopo andiamo a osservare l'eclissi di luna. Lo zaino è pronto, con dentro qualche drink per la serata, la videocamera e vado a raggiungere i miei amici a fare l'ape dall'Helen di Accademia. Dopo andiamo a registrare il video dell'eclissi. Aspetta, ne? Cosa stai facendo, l'ape? Mi metto gli occhiali. Ciao, Cree. Stiamo Allora, tentando di guardare la luna, ma sì, non ma si vede siccome un noi e il cavolo. mare non andiamo d'accordo, questo trio, un po' come a Venezia, Questa è l'ape. niente, volevamo prendere il traghetto a Venezia, E l'abbiamo l'abbiamo perso. perso, qui volevamo prendere la motonave Andes e E l'abbiamo l'abbiamo persa. persa. Come facciamo? Siamo sfigati. Madonna mia. L'autista lì Però del non c'è l'autista vaporetto. Non c'è l'autista, del per cui posso tenere il vaporetto. flash Boom, acceso. boom, boom. Sì. Ma si Fai con gli affrontano occhiali da sole. tranquillamente. È perché la luna è molto luminosa questa sera. Ah, e allora? L'eclissi non sembra un'eclissi. Non si vede Questa niente, tutto è città buio. è di sole, Ci no? sono Anche le perché c'è zanzare. l'albero davanti, Cree. Ragazzi, ora vi lascio una spiegazione dettagliata della nostra carissima amica Dapi. La Dapi sta spiegando una Perché cosa dico molto delle cazzate? interessante. Quindi qua c'è il sole. Qui c'è la luna e in mezzo si posiziona la terra. La terra è l'ombra della terra, quindi il cono Si d'ombra proietta. oscura completamente il sole che c'è dietro, ma l'atmosfera Rifrange. assorbe le onde blu, per quello il cielo lo vediamo blu, mentre assorbe il rosso che va nella luna, cioè tu la vedi rossa perché comunque ci sono le radiazioni solari dietro. Questo è quello che ieri abbiamo provato a catturare, però si è visto ben poco, purtroppo. Ho provato anche a registrare la luna per alcuni minuti, ovviamente velocizzando il video, però credevo l'esperimento uscisse meglio. Bene, raga, questo video è terminato. Grazie per la visualizzazione e alla prossima. Ciao!